Faccio vedere questi simboli della pagina 16 del libro di Hitomishita 260 Schemi a maglia, non tanto per scopi pratici quanto per completezza. Come il mostro del video precedente, non sono poi così spaventosi. Raramente ci capiterà di lavorarli per davvero, ma se dovessimo combinare le maglie incrociate con trafori e diminuzioni, potrebbero tornarci utili. Qui la seconda, la terza e la quarta maglie si incrociano verso destra. Normalmente ci sarebbero state tre linee oblique, ma non ci sono perché bisognava segnare le altre cose da fare. Infatti, una volta spostate a destra, su queste tre maglie si lavora una doppia diminuzione, quindi due maglie se ne vanno. Una viene subito ripristinata con un gettato. La seconda no. Ecco perché il quadratino grigio che indica l'assenza di maglia. La prima maglia che alle spalle di queste tre si sposta in quarta posizione si lavora a rovescio. Normalmente il trattino del rovescio è segnato nella maglia di partenza, ma qua l'hanno messo nella maglia di arrivo, altrimenti qua non si capirebbe se bisognava lavorare un rovescio o una diminuzione a rovescio. Qua le maglie numero 1, 2 e 3 si incrociano a sinistra. La quarta maglia alle loro spalle si sposta in prima posizione e si lavora a rovescio. E per controbilanciare in parte la futura doppia diminuzione si fa un gettato. Una maglia rimane mancante. Sulle tre maglie che si sono spostate a sinistra si lavora la doppia diminuzione con l'inclinazione a sinistra. E una delle due maglie che abbiamo tolto viene ripristinata con un gettato al ferro successivo. In pratica facciamo i nostri incroci, i doppi trafori, ghirigori, arriviamo al punto in cui dobbiamo fare l'operazione. Ecco il mio rovescio e un 2, 3 diritti. Per incrociare senza il ferro ausiliario li sposto sul ferro destro, passo dietro, prendo la prima maglia e porto le maglie numero 2, 3 e 4 in prima posizione e ho incrociato le maglie. Ora su queste tre maglie lavoro la doppia diminuzione, e cioè 3 insieme a diritto prese da davanti. Da 3 maglie ho ottenuto una, quindi 2 le ho diminuite. Faccio subito un gettato e un rovescio. Per incrociare verso sinistra le quattro maglie sono queste: 1, 2, 3 diritti e un rovescio. Le sposto sul ferro destro, passo davanti all'ultima maglia, infilo il sinistro nelle prime tre, così si spostano alla fine e il rovescio passa alle loro spalle in prima posizione e lo lavoro a rovescio e faccio un gettato. E su queste tre maglie faccio una cavallata doppia per ottenere la doppia diminuzione con l'inclinazione a sinistra. Anche qua abbiamo una maglia invece di tre. E una l'abbiamo già controbilanciata con un gettato. Quando sono di ritorno sul rovescio del lavoro, arrivo al mio gruppo di tre maglie e le faccio diventare quattro. Le faccio ridiventare quattro. Lavoro un rovescio, un gettato, a rovescio il gettato del ferro precedente. E un diritto. Chi lavora in tondo farà un rovescio, un diritto, un gettato, un diritto. Dall'altra parte invece
Ecco le mie tre maglie incrociate, un diritto, arrovescio il gettato del ferro precedente, un gettato, un rovescio, che lavora in tondo, chiaramente trovandosi sempre sul diritto del lavoro. Qui farà un diritto, un gettato, un diritto e un rovescio.